Che tipo era Roberto? Era un tipo molto scherzoso, gioioso, solare, veramente una brava persona, un bravo ragazzo, buono di cuore. Era così Roberto Caporale, un sorriso e un cuore grande spenti improvvisamente da un pezzo metallico schizzato da un macchinario dell'azienda Proma in Val di Sangro. E così lo ricorda Valentina. La sua compagna ci accoglie nella casa di Lanciano che aveva progettato e vissuto, anche se per poco, con il 47enne scomparso lo scorso 15 gennaio. Il suo è un invito a capire che le morti bianche non sono freddi numeri da statistica. Che cosa significa andare avanti senza un proprio caro che non è tornato da lavoro? Un vuoto insopportabile, una realtà dura, insomma, da accettare perché ti ritrovi, cioè, in faccia, non lo so, una cosa incredibile che non riesci a realizzare. Io immagino che poi oltre questo vuoto ci sia anche un carico da portare avanti, come diciamo strascichi legati a una vicenda del genere. Sì, certo, tutti i vari adempimenti burocratici che vanno fatti, che poi ogni volta magari che bisogna affrontarli si riapre sempre la ferita. Al lavoro Roberto non amava rischiare. Era molto preciso anche nel suo lavoro, sempre attento, mi raccontava che usava sempre i dispositivi di sicurezza, molto preciso e meticoloso nel lavoro. Ma le ha mai parlato di qualche rischio? Vabbè, sicuramente dentro una fabbrica non si sta, penso, dentro un ufficio seduti, però rischi di perderci la vita, no. Per questo, specie a chi fa lavori pericolosi, Valentina dice: Di stare, insomma, attenti, di battersi appunto se c'è qualcosa che non va durante il lavoro, di dirlo, di stare, insomma, attenti, di battersi appunto affinché venga preservato il loro lavoro e la loro vita. l'appello infine a chi deve garantire la sicurezza in azienda. Bisogna investire nella sicurezza e mettere le persone che lavorano lì comunque in condizione di poter lavorare tranquilli, sicuri. Cioè, bisognerebbe adottare appunto tutti i presidi per mettere al centro la persona che sta lavorando, anche perché sono delle persone, ognuno ha una famiglia, una storia. Voi avevate dei progetti insieme? Sì, certo, come tutte le coppie li avevamo. Mi rimane questo, ecco, pensare al bello di quello che, insomma, è stato.